Perché c'è un fiammifero in mezzo al cavatappi, ragazzi? Guarda che l'ho visto. Impressionante. Tra l'altro incastrato alla perfezione. Buonasera ragazzi, ben ritrovati su Isaac Wine Master. Siamo di nuovo insieme questa sera per affrontare un nuovo Wine Tips. Indovinate, andiamo a parlare di temperatura di servizio dei vini, quindi sembra qualcosa di banale, ma in realtà non lo è, perché non potremo mai servire alla stessa temperatura uno spumante dolce e una riserva di vino rosso da lungo invecchiamento. Adesso vi spiego brevemente perché. Allora, la piccola introduzione che faccio, perché poi dopo se no andare avanti diventa anche complicato per voi, è il fatto che una temperatura più bassa va a enfatizzare la freschezza di un vino, quindi la sua sapidità, la sua acidità, quindi questa sensazione di piacevole salivazione che ci crea al palato, e il suo perlage anche, quindi soprattutto quando parliamo di spumanti, la temperatura più bassa enfatizza tutte queste caratteristiche in un vino, mentre la temperatura più elevata, quindi ci andiamo a spostare verso i vini più strutturati, i vini rossi da lungo affinamento, va ad enfatizzare delle altre caratteristiche all'interno del vino, che sono quelle come la morbidezza, e la sua struttura, e la sua potenza anche alcolica, se vogliamo. Quindi un vino rosso va servito a una temperatura più elevata, perché in questo modo andiamo ad enfatizzare la sua morbidezza, la sua tridimensionalità, quindi al palato quando andiamo a berlo, mentre uno spumante, un vino bianco, va servito a una temperatura più bassa per andare ad enfatizzare la sua tensione gustativa, la sua acidità, la sua sapidità, il suo perlage nel caso in cui si trattasse di uno spumante. Allora, questo spumante che abbiamo selezionato per voi in esclusiva dal Pakistan, che abbiamo comprato qui sotto casa perché era l'unico che ci mancava, lo spacciamo anche forse perché potrebbe non esserlo per uno spumante dolce, e gli spumanti dolci vanno serviti a una temperatura di 4-6 gradi. Questo per quale motivo? Perché disponendo di un ampio bouquet gusto olfattivo, anche una temperatura più bassa, che ne va così a, tra virgolette, anestetizzare le sue sensazioni gusto olfattive, ne ha di talmente elevate il suo profumo, magari essendo uno spumante, prendiamo il caso di un moscato, quindi un vitigno aromatico, ne va a enfatizzare talmente tanto il suo profumo che anche una temperatura così bassa comunque ci permette di andarlo a degustare nella migliore maniera possibile. Passiamo poi invece sugli spumanti secchi, quindi in questo caso un Franciacorta, per esempio, questo è un dosaggio zero, uno spumante totalmente secco, possiamo servirgli anche una temperatura sempre bassa, intorno ai 6, 7, 8 gradi al massimo, ma per quale motivo leggermente più alta rispetto a quella degli spumanti dolci? Perché ha dei profumi che con l'innalzarsi della temperatura andranno a svilupparsi in maniera ancora più ampia, in maniera ancora più profonda, permettendoci sì di percepirne al meglio la sua parte fresca, sia i suoi enormi profumi. I vini bianchi, normalmente questo qui è un vino bianco giovane, vanno serviti a 8-10 gradi, più o meno per il discorso di cui vi accennavo poco fa, per permetterci di fruire al massimo della loro prontezza gustativa, della loro facilità di beva, classici vini bianchi d'aperitivo che serviamo a una temperatura più bassa. Si passa poi invece ai vini bianchi un po' più strutturati, che vanno serviti intorno ai 10-12 gradi, come il caso di questo Chardonnay che viene dalla Valle d'Aosta, che è uno Chardonnay che viene fatto affinare in botti di legno, quindi ha dei profumi più ampi, una struttura in bocca più ampia, una sensazione di morbidezza al palato più ampia, che quindi una temperatura leggermente più elevata ma comunque ancora fresca ci permette di percepire al meglio. Passiamo poi invece sui vini bianchi, sui vini rossi giovani, e in questo intermezzo ci metto anche la famiglia dei rosati, quindi serviti a 12-14 gradi, per quel motivo sempre di cui parliamo. Ha una temperatura di questo tipo, che è un po' una via di mezzo tra il fresco e la temperatura ambiente, abbiamo la possibilità di fruire al massimo delle sensazioni olfattive e gusto olfattive di un vino rosso, quindi la sua parte fruttata, la sua parte floreale e la sua parte speziata, anche eventualmente magari sia un vino che ha fatto un leggero affinamento in legno. Tra i 14 e i 16 gradi invece troviamo sia la categoria dei vini passiti e liquorosi, che quindi serviamo a una temperatura ambiente praticamente, quindi né fresca né troppo calda, che i vini caldi non penso si possano nemmeno bere sinceramente,
e quindi andiamo a introdurre la parte finale, che è quella dei vini che vanno serviti a una temperatura ancora più elevata, che è quella più elevata di tutte, quindi passiamo dall'intervallo dei 4-6 gradi ai 16-18 gradi del vino rosso da grande affinamento, magari una riserva, mi viene in mente, questa qui è una riserva che ho preso di un Salento a base di Negro Amaro e Malvasia Nera di Lecce, un bel taglio bordolese con una decina di anni sulle spalle, sono dei vini rossi che vanno serviti a una temperatura più elevata per permetterci di fruire al meglio di tutta la loro suadente tannicità, quindi questa sensazione che si sente al palato di rugosità, di astringenza, quasi tutta la loro struttura, tutta la loro parte pseudocalorica, diciamo, anche che si va a formare bevendoli, e allo stesso tempo comunque di fruire al massimo di un vino che ha subito un lungo invecchiamento e quindi di tutte le caratteristiche che ne conseguono. Vi ho portato anche per farvi vedere un paio di strumenti che vi possono tornare utili nel caso dobbiate raffreddare un vino, quindi questa qui è una glassette che si può utilizzare per stabilizzare la temperatura di un vino, quindi ponendo il caso che questo spumante sia ghiacciato alla temperatura di 4-6 gradi, andando a metterlo qui dentro avremo la possibilità di mantenerne questa temperatura per il più lungo tempo possibile, mentre se invece volessimo andarlo a raffreddare ulteriormente, perché magari d'estate fuori fa molto caldo e quindi un vino servito a 6-8 gradi diventerebbe facilmente a 10-12 nel giro di qualche minuto, ecco che una fascetta come questa della Vacuven ci può permettere di raffreddarlo. Adesso questa non entra bene, vi faccio vedere meglio su questo vino bianco, di raffreddarlo completamente, ulteriormente, permettendoci così di avere sempre un vino molto molto freddo pronto da degustare. Per finire, questa qui è l'ultima chicca, è un termometro per le temperature, ma questa qui è roba che serve a noi tecnici, ingegneri, sommelier dei vini, e che quindi lo regalo a Mattia, tieni Mattia. Finito questo breve excursus sulle temperature di servizio, faceva un po' da sliding doors alla puntata che, se non avete visto, vi consiglio di guardare sui nostri bicchieri e sul servizio, diciamo, di ogni vino nel bicchiere più adatto. Andremo poi su un altro wine tips di cui non vi svelo alcuna anticipazione. Buona serata ragazzi, buona continuazione a tutti.